Ciao, bentornati nel bunker di MVV Blog e sul secondo canale di MVV Blog. Allora, vediamo questa stazione saldante che mi hanno regalato per i miei 50 anni. Allora, questo è il manuale che è certificato di garanzia cinese di altissimissima qualità. Vediamo, dai, vediamo un po' che c'è dentro qua, perché ho fatto un po' di casino, ho buttato tutto a caprioli. High Purity Soldering Wire. Non si capisce, 0,8-0,1 mm. Questo qui è da 0,8 mm. E poi c'è un altro ancora più grande. No, anche questo è 0,8 mm. Quindi non male, che c'è già anche lo stagno dentro. Poi vediamo un pochino proprio. Tiro proprio fuori tutta la stazione saldante con tutti i vari accessori e vediamo che c'è dentro. Allora, questa è proprio la stazione in sé, che c'ha... forte, il cavo bello morbido, e qui ci sono meno 20 gradi, quindi un cavo morbido a questa temperatura è tutto un dire. E questo, nella mia ignoranza, so che serve per saldare e dissaldare componenti SMD. E ci sono anche tutti gli ucelli, vediamo un po', questi si infilano qui e con questi si scalda solo la parte dove si vuole dissaldare il componente. E ci sono di diverse misure, vedete anche questo qui quadrato per andare su componenti quadrati. Tre rotondi di varie misure e questo qui quadrato che servirà per qualche componente tipo un microprocessore un po' più grande, quadrato a questa maniera qui. Il cavo di alimentazione invece è duro come il muro, perché ricordo che qui ci siamo sotto zero nel bunker. Poi vediamo anche il saldatore vero e proprio. Anche questo, il cavo è morbidissimo con il suo connettore e la punta già inserita qui, vedo, vediamo un po', non ci viene mica via. Vediamo come si toglie questo coso, così, ecco qua. Questa è la punta che c'è inserita sopra, un po' troppo piccola ora per le cose che devo fare io. E questa qui è la resistenza interna. E qui ci sono le altre punte, vediamo un attimino che roba c'è qua. Ma bellissimo, fantastico, ci sono a disposizione tutte queste punte qui, di tutte le misure e di anche varie forme ovviamente. Se solo riuscissi a togliere questo, ma non riesco a toglierlo. L'ho scaldato un po', vediamo se viene... Oh, perfetto! Allora, anziché utilizzare questa punta veramente super appuntita, le punte che sicuramente utilizzerò di più saranno queste due qui. Io intanto monto questa. Si infila così, si mette sopra questo qui. Pronti? Perfetto! Poi questo ovviamente si attacca davanti qua. Ok, perfetto. Alla grande. E inoltre ci sono queste qui che non fanno mai male sulle pinzettine per andare a prendere... un pelo superfluo! E che cacchio, queste sì che sono comode e utili. Tutte le volte le perdo. Porca miseria. E poi abbiamo questo qui che serve per collegare il circuito sul quale lavoriamo a massa. Qua massa. Ma vatti, ne beh. Aia! Aiaiaio! Ok. Aia! Cane delle bestie! Tutto a posto, perfetto, c'è problema. Oh, ci voleva, questa mi serviva veramente. E questa stazione è divisa direttamente in due parti. Questa sezione riguarda la parte SMD per la rilavorazione della parte SMD, mentre la parte di qua è direttamente proprio il saldatore. Quindi intanto accendo questo e non va un cacchio. Non funziona niente. C'è un tasto generale qui dietro evidentemente. Eccolo, perfetto. E qui abbiamo, vediamo un attimino. Niente, qua giù è spento. E questo invece sta salendo a 300 gradi. Vediamo un po' come va a finire subito qui. Non mi pare che sia già a 300 gradi questa cosa, giustamente. Impossibile, infatti. Lasciamolo scaldare. Quindi qui la temperatura ovviamente si può aumentare e diminuire da qui. Vediamo fin dove arriva. 400, 480 gradi. Poi qui abbiamo aria fredda e calda. SMD rework, vediamo un po'. Ok, è già partita la ventola. Ah, cacchio, hai voglia se scalda. E anche qui si regola la temperatura dalla parte di qua. Questo qui ti ammazza proprio questo, eh. Questa è la potenza del getto d'aria che esce da qui. E qui c'è scritto aria calda, aria fredda. Vediamo un attimino. Aria fredda, dovrebbe andare a zero. Qui dovrebbe venire l'aria fredda, per ora viene sempre caldissima. Da dove la prende l'aria? Da qua. Viene ancora calda. La temperatura è settata, però in questo momento sta andando a 97, 95, sta calando la temperatura. Tra un po' dovrebbe venire fredda direttamente. Cold! E invece no, è ancora calda. Comunque sta praticamente raffreddandosi completamente, sì.
Sì, ora è fredda. Bene, e qui comunque si può spegnere questa parte di qua quando non serve, eh. Vediamo di qua se ha raggiunto la temperatura intanto. Alla grande! No, tanta roba. Vai, proviamolo subito. E sono ancora qui con questo speaker Bluetooth recorder, purtroppo mi sei anche rotto il vetro. Durante la diretta ho cambiato lo step up che avevo messo qui dentro, che è uno di questi qui, per innalzare la tensione dei 5 volt della USB a 12 volt per far funzionare il V-meter, e ce ne ho messo un altro, uno di questi qui, ma e non ci siamo lo stesso. Questo faceva un monte di rumore di fondo che entrava dentro gli altoparlanti nell'amplificatore e si sentiva un rumore assurdo. Quindi ho ricomprato questi step up che sono regolabili, ma hanno anche i filtri e sono anche stabilizzati in uscita rispetto a questi. Ma ancora non ci siamo, perché c'è qualcosa evidentemente non quadra, perché non funziona. Quindi andiamo a vedere, ha funzionato per un po' e poi non ha funzionato più. Quindi andiamo a vedere perché. Intanto io qui avevo già scollegato tutto, perché l'uscita mi dava, anziché 12 volt, mi dava 4 volt. Evidentemente c'è qualcosa che non quadra proprio sull'alimentazione dell'USB qui sopra. Quindi voglio collegare lo step up direttamente alla batteria, come ho fatto con le lampadine e il motore, che sono collegati direttamente alla batteria. Per il vetro rotto non è un gran problema, perché prenderò il tappo di quest'altra scatolina. Questo è rotto qui sopra, vedi? Una miseriaccia infame maledetta. Quindi, vai, ritolgo un'altra volta questo coso da qua. Vediamo se va sempre. Sì, e va sempre. I tasti si accendono, quindi non l'ho rotto. Ma ne userò ugualmente un altro. 300 gradi è basso. 400 gradi. Fai vedere qua giù che tensione abbiamo. 4,94. Questa qui è l'uscita dell'USB. Invece sulla batteria direttamente abbiamo 4,20. Quindi ci deve essere uno step up che porta la tensione a 5 volt lì sulla USB. Ma ho paura che questo step up non vada bene per collegarsi a questo step up qui. Vediamo. Sbagliato. Dell'uscita. L'ingresso è di qua. Ah, brucia! Mamma maiala sempre, mi brucio sempre, ragazzi. Madonna, è sardatura a cazzo di cane. Vabbè, ci sta. Poi V più di qua. Uscita, positivo. Da tenere presente che il negativo sull'uscita e il negativo sull'ingresso sono la stessa cosa, perché sono collegati proprio insieme. Riattacco l'arnese. Ah no, giusto, fermi. Prima di collegare qualsiasi cosa all'uscita dello step up, bisogna vedere che tensione eroga, se no fa un casino. Ma soprattutto, ora in ingresso quanto c'è? 4,86 sempre, e siamo d'accordo. E in uscita abbiamo invece 25 volt. Oh, poveri noi. Ma io sospetto che una volta che ci attacco il carico qui non funzioni più nulla, perché posso andare anche oltre. E invece voglio andare a 12 volt. Andiamo a 12. Toh, 11,8 è uguale, chi se ne frega. Fai vedere se ci attacco le lampadine che succede. Ricollego anche il V-meter. Vediamo che fa. E sembra che funzioni, no? Ma l'attenzione non è, non lo so, sembra che la luce del V-meter varie un pochino, non dovrebbe. Vuoi vedere la tensione ora che c'è qui in uscita? Allora, intanto vediamo la tensione in ingresso, in questo caso con il carico. Ecco, è scesa a 2,9 volt. Non ci siamo. Perché la porta USB qua giù con il carico non c'ha un'uscita, un voltaggio costante se ci attacchi un carico. E questo con 3 volt in ingresso non funzionerà mica mai, possibile. Vediamo un'uscita quanto dà? 4,5 volt. No, questo non lo posso collegare all'uscita dell'USB. Dai, non si può fare. Va attaccato direttamente alla batteria. Ora rifò tutto il circuito e vediamo un attimino, eh. Eccolo qua. E si può anche dare meno tensione, eh. È anche troppa così. Vediamo se va su. No, 12, no, troppo. Meno. Andiamo a 10 volt. Anche 9 va bene, ma proviamo 10. Vediamo che fa. Ora la luminosità è stabile. Vediamo se accende anche tutto il resto. Sì. Oh, ora funziona. Vediamo un po' a pieno carico qui come si comporta in ingresso la batteria. 4 volt. In uscita abbiamo 10 volt. Se ci attacco, sapete che botta ora, eh? L'alimentazione esterna di 5 volt. Vediamo che succede. Funziona uguale. Fai vedere in ingresso qui, ci abbiamo sempre 4 volt, e quindi in uscita e ci sarà ancora sempre i soliti 10 volt, infatti. Ora fammi spengere un po' tutto qua. In questa maniera, ora tutto spento, la batteria è in carica 4 volt e 1. La batteria si sta caricando e ci abbiamo sempre 10 volt in uscita. Perfetto, ora funziona. Ok, ora funziona, ora lo posso chiudere, così va bene.
Ora, per quanto riguarda il discorso che qualcuno ha detto che però questo qui andava filtrato verso il basso perché è un subwoofer, in effetti questo qui c'ha una doppia bobina, ma è un larga banda, è proprio un full range, anzi c'ha più acuti questo di questi qui dai lati. Quindi, ma si sente veramente bene. Va bene così. L'importante è che funzioni. Restate sani